fatto che apra tu sia il modo migliore per darvi il benvenuto. Marco sarà con noi, tra l'altro, in altri intermezzi musicali. Buonasera a tutti, benvenuti a questo evento all'interno della Settimana dello Spazio di Osimo. Una settimana di rilievo nazionale, dal 4 al 10 ottobre, tanti incontri, tanti ospiti, ovviamente un tema molto grande, molto alto, l'attenzione di noi piccoli umani verso il grande universo infinito. Di tanti temi di cui parleremo oggi, intanto io mi presento, per chi non mi conoscesse, mi chiamo Lucio Cristino, sono un giornalista e ringrazio chi mi ha chiamato. Dicevo, di tanti temi, c'è una frase che in qualche modo ci introduce alla serata di questa sera. La frase è di Albert Einstein, che diceva: la cosa più incredibile riguardo all'universo è che sia comprensibile. Quanto sia comprensibile cercheremo di capirlo oggi, cercando soprattutto di tradurre il linguaggio scientifico in qualcosa di comprensibile. La parte, diciamo, più difficile che riguarda me sarà quella di poterlo tradurre in qualcosa di affascinante, perché poi lo sguardo verso le stelle è qualcosa che tuttora continua ad affascinarci. Sono stato io stesso testimone, avendo avuto la possibilità nei mesi scorsi di visitare la base NASA di Houston, mi trovavo in Texas, di vedere da vicino questa lunga corsa allo spazio, a partire dalle missioni Apollo. Quello che cercheremo di fare oggi, al di là di questo sguardo verso le stelle, è di raccontare, seguendo un'altra frase di una poetessa americana, si chiamava Muriel Rukeyser, la quale diceva: l'universo è fatto di storie e non di atomi. Ecco, noi racconteremo queste storie, racconteremo le storie di marchigiani eccellenti, ed è un grande piacere aprire ad Osimo con Marco Santini, marchigiani eccellenti in vari campi che hanno una visione comune, proprio quella di alzare lo sguardo, guardare verso le stelle e cercare di andare oltre il conosciuto. Ogni periodo storico ha una parte di conosciuto che l'uomo in qualche modo vuole superare e vuole sorpassare. Le eccellenze però basano molto della loro forza sulle spalle dei giganti. Tra i marchigiani ci sono due giganti su tutti. Il primo si chiamava Enrico Mattei, al di là del mistero attorno alla sua morte, su cui ancora non si è trovata, come dire, pace da questo punto di vista. Certamente è stato un grande imprenditore, nel settore chimico, fondatore dell'ENI, nativo di Acqualagna, il quale, tra le varie cose, nella corsa italiana allo spazio, siamo a metà degli anni 60, fece una cosa, anzi due: mise a disposizione delle piattaforme mobili a largo dell'oceano, in questo caso a largo delle coste del Kenya. Le piattaforme sono state ribattezzate Santa Rita e San Marco, e da qui il 26 aprile del 1967 il San Marco 2 venne lanciato, era il primo satellite lanciato da una piattaforma oceanica in orbita equatoriale. Ovviamente, al di là della marchigianità, c'era un nome in quegli anni che ha fatto la storia della corsa italiana allo spazio, che era Luigi Broglio, che è stato direttore dell'Istituto di Ingegneria Aerospaziale alla Sapienza, ma anche colonnello dell'Aeronautica. Bene, oggi qualcuno dei relatori presenti ha avuto modo di conoscerlo negli anni e di costruire parte della sua carriera con Luigi Broglio. L'altro marchigiano si chiamava Giuseppe Beppo, detto Beppo Occhialini, nativo di Fossombrone. È stato un fisico italiano, fisico poco conosciuto. Quanti di voi hanno sentito parlare di Occhialini, al di là, insomma, della dicitura sull'evento di oggi? Bene, Occhialini ha avuto in qualche modo una grande fortuna, quella di avere un grande talento, però una sfortuna ancora più grande, cioè le persone con le quali ha collaborato Occhialini nel 48 e nel 50 hanno vinto per due volte il premio Nobel per la fisica. Tant'è che un fisico dell'epoca, in questo caso Bruno Pontecorvo, disse: io brindo a noi che si abbia la possibilità di collaborare con Occhialini, perché chiunque collabora con lui vince il Nobel. Lui non lo vinse mai il Nobel, ebbe molti riconoscimenti ma non il Nobel, seppure le sue scoperte fecero la differenza. E anche su questo avremo modo di sentire dai relatori alcune storie, quindi proprio le storie che sono parte integrante di questa corsa allo spazio 50 anni fa, tra l'altro a luglio lo sbarco sulla Luna. Insomma, siamo davvero in una serie di eventi che in qualche modo ci raccontano il sogno antico di andare oltre quello che conosciamo. Però prima di entrare nel merito
dei relatori, delle storie, avremo modo poi di sentire le tante eccellenze. Vorrei chiamare intanto il padrone di casa, il sindaco di Osimo, Simone Pugnaloni, per un saluto, ringraziandolo ovviamente per il fatto di ospitarci, di ospitare questa settimana dello spazio che va detto ha alcuni record. Il fatto intanto che dura per una settimana, dal 4 al 10 ottobre, non sono invece alcuni giorni, e che vedrà una serie di appuntamenti molto importanti. Domani alle 17.30 c'è l'astronauta Umberto Guidoni, ci sono tante, tante persone ovviamente all'interno di questa settimana, per cui Alessi. Buonasera a tutti, grazie di essere giunti qui in questa splendida cornice del teatro La Nuova Fenice di Osimo. Saluto e ringrazio tutti gli illustri relatori che sono qua stasera, di calibro europeo, nazionale ed internazionale, ma soprattutto è un messaggio importante quello della Settimana Mondiale dello Spazio, costruita qui ad Osimo grazie al consigliere comunale Frida Paolella, che ha fatto tutto da sola. Lucio invitava il sindaco a salutarvi tutti, però il grazie più grande va al consigliere Frida Paolella che ha organizzato questa splendida settimana. E perché vi dico grazie? Perché penso un po' al passato, ma guardo molto al futuro e guardo ai giovani. La civiltà umana si sta avvicinando sempre più allo spazio. Per noi lo spazio può essere ricerca, può essere studio, può essere conoscenza, ma oggi è soprattutto anche un'opportunità, è un volano per l'economia, per tutte quelle imprese che si avvicinano all'innovazione tecnologica, all'industria 4.0, che insieme all'università, insieme a questi illustri relatori che poi sentiremo, possono costruire il futuro del nostro pianeta e non della nostra Italia. E allora credo che questa settimana si componga di testimonianze del passato, del presente, ma anche di costruire il futuro insieme alle imprese, insieme ai giovani che dovranno sempre più appassionarsi al mondo aerospaziale, perché questo mondo potrà dare grande soddisfazione a tutti noi. Quindi in bocca al lupo per questa settimana importante, in bocca al lupo per questa serata speciale e buona serata a tutti. Grazie di cuore. Grazie sindaco. Due precisazioni: come dicevamo, l'evento di Osimo è l'unico evento nel panorama nazionale ad aver assunto una durata settimanale, un evento che ha una serie di patrocini, solo per insomma leggerli tutti, ovviamente non sono sigle casuali, sono sigle molto importanti, INAF, ASI, ESA, GSSI, sono nel caso dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, GSSI e il Gran Sasso Science Institute, guidato tra l'altro da un marchigiano che vedremo di raggiungere più tardi, Eugenio Coccia, e che le Marche abbiano ovviamente un particolare feeling con la ricerca, lo vedremo nel corso delle testimonianze che ascolteremo. Chiamerei intanto il sindaco, in qualche modo mi ha pregato il mestiere, colei che ha architettato tutto, ha fatto tanto, quasi tutto da sola, tutto potremmo dire, mettendo insieme tante persone, lavorandoci per mesi e dando storie a quelle che sono sigle, spesso poco conosciute. Frida Paoletta. Non è semplice perché con gli illustri relatori io ho parlato ad uno con lunghe telefonate, con visite, con incontri, quindi vederli tutti insieme qui sinceramente è la risposta di 2 anni di lavoro. Io ringrazio il sindaco per aver detto insomma che l'ho fatto come consigliere comunale, ma l'ho fatto con il cuore per la regione Marche, perché diciamo sono tutti figli illustri marchigiani che lavorano in Italia e all'estero e che hanno avuto il desiderio di restituire qualcosa alla nostra regione, e ovviamente non ho potuto che scegliere la sede di Osimo per rendere omaggio veramente alla disponibilità che hanno dato nei miei confronti. Sono relatori che veramente ringrazio uno ad uno per avermi dato la loro disponibilità ad approfondire i contenuti di questa giornata anche dopo questa giornata, che vuole essere un inizio di qualcosa di speciale, cioè per ragionare intorno a quelli che sono gli obiettivi della scienza e come la scienza possa in qualche modo essere tema trasversale. Vedete la coreografia del parco, vi spiego brevemente, sono i 17 obiettivi dell'ONU,
li ho inseriti volutamente perché la scienza è passato questa serata, vi racconto, omaggiando Chiarini, Mattei, il rinascimento scientifico con la corte di Urbino, è il presente con le vostre presenze, con le attuali scoperte come per esempio le gravitazionali, ma è anche il futuro come appunto tema di studi, di professionalità, nell'ambito della ricerca e dell'innovazione la scienza entra a pieno diritto come tema trasversale a tutto quello che è intorno a noi. Io sono particolarmente emozionata, quindi vorrei dire tanto, ma parlerà il video per me, perché il video insomma che manderemo era stato realizzato come funzionario della Regione Marche, per la Regione Marche, in occasione della giornata delle Marche 2018 che omaggiava appunto gli scienziati marchigiani. Non siamo stati in grado di realizzarlo per un episodio triste, diciamo, che è stata la tragedia di Corinaldo, ma la disponibilità dei relatori l'ho potuta riportare qua ad Osimo e quindi finalmente mi posso godere la vostra disponibilità insieme a voi. Grazie. Grazie a tutti. Quindi insomma abbiamo detto di questo feeling delle Marche con il fatto di alzare lo sguardo e vedere le stelle, con la ricerca, parleremo di spazio, di onde gravitazionali, di tante cose. Molto si è detto, molto si è scritto, però nel tempo si sono costruiti alcuni marchi, potremmo dire, direbbe il marketing, che però sono persone di riferimento, forse è più giusto dire in questo modo, che stanno costruendo, quindi c'è anche un senso del giorno dopo giorno, quello che viviamo adesso, la nostra contemporaneità e il nostro futuro. Il video che segue ci racconta tutto questo, il senso di essere marchigiani nella voglia di scoprire qualcosa oltre i nostri limiti. Della loro epoca. Federico II, Stupor Mundi, nato a Jesi, è il personaggio chiave dello sviluppo umanistico della penisola. Non è un caso che le università di Camerino e Macerata siano tra le più antiche al mondo. Il Rinascimento italiano evoca città come Firenze e Roma, ma è a Urbino, alla corte dei Montefeltro, che il Rinascimento trova la sua identità più profonda. Il terreno di coltura di geni quali Raffaello e Bramante. A Macerata, a metà del Cinquecento, nasce il padre Matteo Ricci, l'uomo che attraverso le carte geografiche, gli orologi meccanici, gli studi astronomici, riuscì a guadagnare il rispetto e l'ammirazione della corte imperiale cinese. Giacomo Leopardi, a soli 15 anni, con lo stesso intuito marchigiano che collega la creatività alla scienza, scrive: «La più amabile, la più nobile tra le fisiche scienze, ella è senza dubbio l'astronomia». Mentre echeggia ancora il frastuono delle battaglie, il pesarese Gioacchino Rossini anticipa nelle sue opere musicali i temi risorgimentali e dell'unità d'Italia.
Siamo quasi nell'epoca contemporanea, quando Maria Montessori è candidata per 3 volte al premio Nobel, riconoscimento delle sue intuizioni scientifiche sull'educazione. Io sono qui ospite del governo italiano per 2 mesi. Credo che sia per rimettere il mio metodo nelle scuole. Il cielo sopra le Marche. Lo stesso cui guardò il fisico marchigiano Giuseppe Occhiarini, nato a Fossombrone, un pioniere dell'astrofisica italiana, che già nel 1959, 10 anni prima dello sbarco dell'uomo sulla Luna, studiava i raggi cosmici e la fisica dello spazio. 10 anni dopo, nel 1969, l'uomo muoveva i primi passi sulla Luna. Ha toccato! Quell'evento in diretta, il più seguito al mondo, si arricchì anche dei commenti di un altro illustre marchigiano, Enrico Meli, a cui si deve il primo programma di divulgazione scientifica, Le avventure della scienza. Quando noi vedremo staccarsi il Saturno 5, in quello stesso istante, con la differenza di meno di 1/20 secondo, lo vedrete anche voi. Quindi la comunicazione dell'umanità è così rapida che è più unita nel tempo di quello che impiega la mia voce per arrivare da me a uno di voi ragazzi. Sulla Luna ben 2 sono i crateri intitolati a illustri marchigiani. Il cratere di Vico, astronomo maceratese, e il cratere Matteo Ricci. Le Marche, all'avanguardia scientifica nello spazio anche grazie al contributo di un altro grande marchigiano, Enrico Mattei. Il suo sostegno al progetto San Marco, ideato da Luigi Broglio, consentì all'Italia di essere la terza nazione al mondo alla conquista dello spazio. Città natale di Marica Brancesi. La sua visionaria capacità di far dialogare fisica e astronomia le hanno valso di essere inserita dal settimanale Time tra le 100 persone più influenti al mondo. Marica Brancesi e Eugenio Coccia di San Benedetto del Tronto forniscono un fondamentale contributo alle ricerche sulle onde gravitazionali. Quegli studi saranno poi premiati con il Nobel alla fisica nel 2017. Le donne, la scienza, la creatività. Come Ipazia, tra le prime donne della storia a diventare simbolo della scienza e del libero pensiero. È a lei che si devono le invenzioni dell'astrolabio e del clavistero. In uno dei suoi più celebri capolavori, l'affresco intitolato La scuola di Atene, Raffaello la ritrae come unica donna della scena. Ipazia punta lo sguardo verso l'osservatore. È lo sguardo alla ricerca del futuro. Grandi scienziati delle Marche e ovviamente per quello che riguarda le immagini a proposito di eccellenza avremo più tardi anche modo di vederne altre di immagini, in questo caso foto soprattutto. Sempre calmo, in qualche modo quest'elmo colle. E questa siete. La parte che riguarda sempre lo sguardo verso le stelle. Una di queste eccellenze che avremo più tardi si chiama Christian Fattinanzi, è un astrofotografo. Le immagini sono state inserite, le sue foto, dalla NASA nella sezione APOV, cioè Astronomy Picture of the Day, cioè le foto in qualche modo del giorno che riguardano l'astronomia. C'è anche una foto molto famosa, molti di voi la riconosceranno, che riguarda la spiaggia delle due sorelle sotto una cascata di stelle. È una foto davvero che ha fatto il giro del mondo fino ad essere inserita dalla NASA. Tutto questo lo vedremo più tardi e lo sentiremo raccontare da lui. Ora però, a proposito di eccellenze, torniamo alle note che fanno sognare, torniamo
in particolare delle note che hanno fatto sognare anche Papa Bergoglio, commosso da alcune note di Marco Santini per il Cristo delle Marche. Thank you.
messaggi tramite il padre, quindi mi siete sicuri che fosse anche questo. Perché questo brano di qualcosa che resta ancora un mistero, se pensiamo in termini più ampi riguardo all'universo. Andiamo avanti conoscendo i relatori da cui sentiremo le loro storie, e non la corsa agli atomi, ma la voglia di conoscere. Parto da Filippo Martelli, che chiamo, gli chiedo di raggiungermi, è professore associato in fisica sperimentale, grazie per l'applauso, si può convidare. Professore associato in fisica sperimentale all'Università di Urbino, tra i fondatori dell'equipe di ricerca Virgo, che insieme ai colleghi americani del team LIGO ha scoperto le onde gravitazionali. Insomma, una delle grandi scoperte degli ultimi anni e anche il rapporto di Filippo Martelli. Andiamo avanti, prima parlavamo della corsa allo spazio di Enrico Mattei nei giganti, in qualche modo, che hanno fatto la storia, di Ettore Broglio, della Sapienza. C'è con noi uno che ha potuto respirare, non me ne vorrà, una parte di quell'area, perché non è così anziano, ma certamente ha potuto stare dentro quell'humus che racconta la ricerca. Lui è Mario Marchetti, già docente di costruzione e struttura aerospaziale alla Sapienza, responsabile di diversi progetti di ricerca italiani e internazionali, allievo di Luigi Broglio. Gli chiedo di raggiungere. Andiamo avanti, proseguo con Ettore Perozzi, responsabile dell'Ufficio per la Sorveglianza Spaziale dell'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana, tra l'altro divulgatore della corsa allo spazio, l'asteroide 10027, porta il suo nome. Vincenzo Bagnoni, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, colui che tesse le fila dal punto di vista scientifico nella collaborazione internazionale in atto al CERN di Ginevra. Andiamo avanti, parliamo di radiofrequenze, ne parliamo con Piero Angeletti, si occupa di radiofrequenze all'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA. Chiuderei a questo punto con una donna, e non poteva esserci chiusura migliore. Chiamo Francesca Faeri, astrofisica, esperta nella caccia ai pianeti extrasolari, premio donna dell'anno 2019, candidata delle Marche al premio Vale d'Aosta. Francesca non sarà l'unica donna della serata a intervenire, più tardi con noi ci sarà per un intervento e per un saluto anche Manica Branchesi, già picchio d'oro nel 2018, quello appunto a cui accennava Frida, l'anno troppo della tragedia di Nando, che poi è stato in qualche modo rinviato. Astrofisica anche Manica Branchesi, inserita dalla prestigiosa rivista Time tra le 100 persone più influenti al mondo. Insomma, quando parliamo di eccellenze nelle Marche, in questo senso non ci facciamo mancare nulla. Ovviamente, vista la quantità di materia cerebrale su questo palco, mi chiedo che cosa ci faccio io qui. Insomma, però forse nel corso della serata cercheremo di dare risposta a questa domanda. Ovviamente molto conosciamo della ricerca in atto, poco delle persone che ci sono dietro, poco dei sogni, anche in colpa di noi giornalisti che le raccontiamo spesso male. Non raccontiamo mai che cosa spinge una persona a andare oltre il conosciuto. Quindi la prima domanda per tutti, chiaramente secondo la vostra specializzazione, il vostro campo, è capire, intercettare quella tensione, cioè che cosa vi ha spinto ad andare oltre quello che sapevate, che sappiamo, a spingere ogni volta un po' più avanti il senso del conosciuto. In questo senso, per ordine di chiamata, parto da Filippo Martelli. Le passo ovviamente il microfono, così che possiate in questo senso passare i microfoni. Beh, è una cosa che nasce da molto, quando ero molto piccolo.
la passione, la curiosità. Secondo me poi comunque questa è una cosa che deve accomunare tutti gli scienziati, la curiosità. Io ero molto curioso, ero ovviamente molto curioso di guardare il cielo, e ricordo, cercando di andare indietro nel tempo, che mio padre mi aveva regalato un piccolo telescopio quando avevo 9-10 anni, e allora la curiosità, che forse era più rivolta alla chimica a quel tempo, perché mio padre era un chimico, è andata più verso il cielo, verso le stelle, e da lì sono nate tante passioni, l'idea di avere un telescopio migliore, che però era economicamente non affrontabile, e quindi mi ha spinto a volerlo costruire da solo, e quindi a studiare l'ottica quando ero ancora un bimbo, cercando di capirci quello che potevo, ma insomma poi alla fine sono sogni che magari non si riescono a realizzare, però insegnano tanto. E poi da lì, diciamo, la strada è stata quella. Certo, nel caso delle onde gravitazionali non avrà detto, non ho un telescopio abbastanza potente. Quello l'hanno detto altri. lì il telescopio serve a poco, però ci vogliono degli strumenti che sono molto più complessi del telescopio, molto più difficili da raggiungere. Ho fatto poi la scelta di fare il fisico, chiaramente, e sono passato però attraverso la fisica delle particelle. Ho fatto la fisica delle particelle, ho studiato il neutrino, che è un'altra particella evanescente, e poi alla fine la passione per l'universo, per la cosmologia, per lo studio di queste cose ha preso il sopravvento e ho ripreso il cammino antico, quindi mi sono lanciato verso questo nuovo senso con il quale guardiamo l'universo, che sono le onde gravitazionali. Dovendo raccontare a questo pubblico, gli farei intanto un applauso, insomma, un coraggio. Volendo raccontare a questo pubblico quello che riguarda il suo lavoro, per quel poco che possiamo raccontare, perché sia comprensibile, diceva che mi sono appassionato dei neutrini, io immagino tra le poltrone, io stesso, iniziamo un po' a traballare ricordando le nozioni di fisica del liceo, qual è la cosa più bella secondo lei della scienza, che in qualche modo si comunica poco, si comunica male? Magari anche noi giornalisti abbiamo, come dire, più di una pecca nel raccontare. Beh, è vero, è anche forse una cosa molto italiana, quella di fare lo scienziato arroccato nel suo, diciamo, Olimpo e non tradurre al pubblico le scoperte che fa. Invece secondo me è un dovere che ha ogni scienziato, quello di cercare di divulgare i propri studi e le proprie scoperte scientifiche, perché non dimentichiamoci che gli sforzi tecnologici sono anche dovuti a finanziamenti che alla fine è la gente che in qualche modo fornisce, quindi la ricaduta ci deve essere. Noi dobbiamo, io almeno faccio il possibile per cercare di divulgare le ricerche che faccio, non è sempre semplice, però non è nemmeno così complicato. Nel caso delle onde gravitazionali forse la cosa più semplice da dire, forse per far capire perché è così importante, perché di scoperte importanti se ne fanno tante, ce n'è qualcuna che forse ha un senso un po' diverso. Allora, tutti sarete d'accordo a pensare che quando Galilei ha preso lo strumento nuovo che aveva, che era il telescopio, ha guardato il cielo, che ha visto quello che nessun altro aveva mai visto prima, ha fatto nascere l'astronomia, e noi oggi abbiamo potuto vedere queste vibrazioni dello spazio, perché sono vibrazioni dello spazio, che non sono luce, non sono raggi X, non sono microonde. Tutto quello che noi sappiamo sull'universo lo sappiamo sempre e solo dalla luce, dalle onde, dai raggi X, dalla radiazione elettromagnetica. E questo è un senso completamente nuovo, che l'uomo non aveva mai avuto. È come se avessimo sempre visto un film muto e adesso abbiamo il sonoro. Quindi mettiamo insieme queste due informazioni e questo rende grandiosa questa cosa, più per la possibilità che ci dà e che ci sta dando, perché i risultati sono impressionanti, di guardare a quello che prima l'uomo non poteva assolutamente vedere. Quando parlava di musica dello spazio, ovviamente c'era Marco Santini che prendeva appunti per il prossimo album, chissà se magari troverà spunto dalla serata di questa sera. Vado avanti, la ringrazio, con Mario Marchetti, abbiamo detto docente di costruzione di strutture aerospaziali alla Sapienza, ha avuto davvero dei giganti in qualche modo che l'hanno preceduto, immagino anche formato. Di quella esperienza e della sua voglia di scoprire da ragazzino,
Che cosa c'è? Perché sei proprio affascinato a questa materia molto lontana? Innanzitutto grazie dell'invito, buonasera a tutti. Come collega è ovvio che l'inizio parte da quando ero piccolo, lo dico, io mi ricordo una scuola media, io sono di San Marcello, sopra Iesi, molti di voi sapranno che a Iesi c'era un aeroporto, l'aeroporto penso che lei saprà, importante, storico, dove ci è arrivato anche il dirigibile, il nobile, poi per motivi, tanti motivi, oggi non c'è più, è traslato a Falconara. E lì ho visto che ero bravino nella scuola, prendo un premio per girare sopra l'aeroporto. E da lì è nato l'amore per l'aeronautica, perché tempi ancora lo spazio non c'era. Poi ho studiato, sono andato apposta a fare ingegneria aeronautica al Politecnico di Milano, perché vicino ancora non c'era l'università, ancora non c'era l'università, l'ingegneria aeronautica non c'era neanche a Roma, quindi la più vicina era Milano. E da lì poi piano piano sono laureato in aeronautica ed è nato poi anche il settore l'amore per lo spazio, perché proprio in quegli anni, quando io terminavo gli studi, c'era nato lo Sputnik, il BPG, e poi nel 69 la salita appunto sulla Luna, quindi l'amore è nato da piccolo, piano piano. Amando diciamo, questo settore, poi ho voluto fare, siccome ero militare anch'io, nell'aeronautica militare, la scuola di ingegneria spaziale di Broglio, e l'Imbroglio mi ha preso subito. E ho fatto tutta la carriera, diciamo, nella scuola di Giulio. Quello che si chiedono in tanti di Broglio è come ha fatto lui a coniugare, no, la parte, tra virgolette, universitaria con quella aeronautica. Cioè, solo una persona così poteva portarci nello spazio. E questa è una domanda molto importante e anche intelligente, nel senso che c'è la storia dietro questa cosa. Mi dà 2 minuti, lo dico, lo spazio è nato nel periodo subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. È lì che si è creato praticamente la crescita del settore aerospaziale e tutto nasce, molti di voi lo sapranno, soprattutto perché il grande centro aerospaziale, il centro diciamo, di Guidonia, centro di ricerca aerospaziale, distrutto dai tedeschi e bombardato poi dagli alleati nel 1944. All'interno di questo centro è lì che stava il cuore del settore aerospaziale italiano. Non c'era solo Broglio, ce n'erano tanti altri. Sia nel film che lei ha nominato Broglio, ma nominerei anche un altro marchigiano molto importante, nato a Norcia, ma vissuto sempre a Fiastra, o forse il più grande aerodinamico, anzi, termo aerodinamico molto italiano, e che è Antonio Ferri. Pochi di voi lo conoscono, ma è lui che ha creato e ha aiutato Broglio per far nascere il centro di ricerca aerospaziale con i quali poi nel Poligono San Marco abbiamo fatto il primo lancio subito dopo lo Sputnik e l'altro satellite americano. I marchigiani ce ne sono, sono molto importanti. Antonio Ferri era un ebreo, pensate che lui nel 1944, vista la sua bravura a Roosevelt, che era presidente dell'America, gli ha scritto una lettera invitandolo, portandolo via dall'Italia ed è andato all'Engli, dove ha creato le prime gallerie supersoniche del settore. Tutti gli scienziati di Guidonia erano presi o degli americani o dai russi ed anche dai tedeschi. E là sono andati in un gruppo in cui c'era Antonio Ferri e Von Braun tedesco. E per andare su nello spazio quello che serve è il vettore, il lanciatore. E da lì, ecco, Broglio, io ho seguito la carriera di Broglio, una capo di struttura missilistica, perché il lancio è praticamente la parte più difficile, più importante per mandare in orbita un satellite, per studiare un telescopio e tutto quello che voi volete. È da lì che cresce appunto il nato lo spazio. Di molto parleremo più tardi, io dicevo che ho avuto la fortuna in qualche modo veramente di poter visitare la NASA di Houston e lì, a proposito di lanci falliti, c'è tutta una parte in quello che si chiama Rocket Park, no? Il parco dei missili, delle varie missioni Apollo. Vado avanti ovviamente per questioni di sintesi, ritornerò da lei, proseguo con Ettore Perozzi che tra l'altro ha 2 caratteristiche, la prima lo dicevamo, l'asteroide 10027 porta il suo nome, è un grande divulgatore soprattutto della società dell'epoca della corsa allo spazio con un format, possiamo chiamarlo così, Rock Around the Moon, cioè tutta quella che era la società, la civiltà della corsa allo spazio. Vale ovviamente per quella società la domanda, vale anche per la sua voglia di scoprire. Prego. Sì, certo, diciamo che questo Rock Around the Moon che
è uno spettacolo di traduzione musicale dal vivo, è un po' la fine di un percorso, appunto, di una vita, nel senso che se io devo definire come sono venuto fuori, non sono stato così lineare, diciamo che sono venuto fuori un po' dal caos. Tanto che sei con il caos. Sì, ma il caos è un'ottima forza creativa, come tutti sanno, anche nella fisica, nella matematica. Tanto per cominciare, io ho sbagliato facoltà, tanto che sono iscritto a chimica. Perché? Perché avevo, e questo la scuola è una cosa importantissima, perché avevo un ottimo insegnante di chimica e un pessimo insegnante di fisica, va detto, e l'insegnante di chimica mi spiegò la fisica atomica, di fatto. Quindi quando io arrivo all'università ho detto, io voglio fare quello, e mi sono iscritto a chimica, senza sapere che in realtà in quel momento la fisica e la chimica si stavano unendo, diciamo, a livello diciamo, atomico, però la chimica rimaneva questa cosa di, comunque, di provette, di elementi, di mettere insieme, cosa che io ho totalmente negato, perché la prima volta sono nel laboratorio, ho rotto 2 o 3 provette, ho capito che non era la mia strada quella, poi quindi sono andato alla fisica. Poi sono arrivato all'università a metà degli anni 70, un periodo molto creativo, tra l'altro soprattutto per la musica, che è un'altra delle mie grandi passioni, non a caso rock and roll, perché mi sono distratto completamente, perché però sempre curioso, con la curiosità che guida tutto, e mi sono messo a trasmettere dalle radio libere che vennero fuori, e per me era una cosa fantastica poter mandare in giro per l'aria, sapere che tante persone potevano ascoltarmi con quella magia che poi la radio. Tra l'altro ho collaborato anche con delle radio qui di Macerata, mi ricordo che c'era queste radio iniziali. Poi c'è anche come radio libera, insomma, hanno fatto la loro parte. Sì, sì. E quindi a un certo punto però dovevo decidere che dovevo o l'uno o l'altra, e quindi ho finito fisica, e lì ho vagabondato per 2 o 3 piani di studi diversi, tra cui uno in geofisica, e poi ho incontrato un altro in astronomia, e poi la tesi l'ho fatta in un posto, anche lì ho avuto anche fortuna, perché poi la fortuna conta molto nelle proprie carriere. Sono capitato a metà degli anni 80 al Consiglio Nazionale delle Ricerche, al reparto di planetologia, che magicamente ha messo insieme quello che avevo combinato all'università, il mio vagabondare, in parte sulla fisica terrestre, in parte sull'astronomia, perché era proprio l'inizio dello studio dei pianeti. All'inizio degli anni 80 i pianeti si conoscevano, Urano, Nettuno erano dei punti luminosi, Saturno si sapeva che era un anello, Marte era una sfera sfocata, di Giove si sapeva qualcosa di più, e iniziava la grande epopea dell'esplorazione, l'età d'oro dell'esplorazione del sistema solare, non umana ma automatica. Le sonde spaziali che poi ci hanno regalato le immagini di tutti i pianeti del sistema solare, di tutti quell'altra miriade di satelliti, e lì è stata una folgorazione. Qualcuno si chiederà, lei che sta all'ufficio sorveglianza, se non sbaglio, dell'ASA. Sì. Ma uno che si occupa di sorveglianza nell'agenzia, insomma, spaziale italiana, che fa? È molto legato in realtà, molto più di quello che sembra, perché come giustamente ha detto il sindaco prima, noi ci stiamo allargando sempre più verso lo spazio. Vivere nello spazio, diventare una civiltà che in qualche modo si estende nello spazio, significa, come avviene anche sulla Terra, doversi anche proteggere le proprie infrastrutture, fare in modo che non salti per aria, che adesso andiamo in giro tutti con i cellulari, con i nostri navigatori, non possiamo permettere che da un momento all'altro, siamo tutti abituati ormai ad aver lasciato a casa tutte le nostre mappe, cartine, andiamo in giro senza, non possiamo essere mollati da un giorno all'altro, da un momento all'altro. E quindi questo significa guardare allo spazio in modo tale da salvaguardare le infrastrutture, ma non solo, ha a che fare anche con i pianeti, e in questo caso con gli asteroidi, perché noi siamo i primi esseri senzienti sulla Terra, anche i primi esseri sulla Terra, perché non so quanti dinosauri fossero senzienti, che nel caso ci sia una minaccia cosmica come un asteroide, un impatto di un asteroide, cosa che statisticamente succede anche se su tempi molto lunghi, siamo in grado di poterlo evitare, mandando una sonda e facendo riflettere questo asteroide. Quindi sorvegliare lo spazio significa guardare all'universo, però con in mente il fatto che non solo per la conoscenza, ma anche perché per il bene della nostra società. La cosa incredibile di quello che ci sta dicendo è che sembra di stare in un film di fantascienza, ma è verità. Nel senso, quando noi dicevano dobbiamo anche sorvegliare, no, un asteroide, se arriva e giustamente fa scattare quelle che sono procedure, non so se chiamare di emergenza, comunque di quantomeno messa in sicurezza, sembra di rivedere, no, la classica immagine della sala della NASA, di questo centro di controllo, di tutte le contromisure. Tornerò da lei tra poco, vado avanti intanto con Vincenzo Magnoni, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, colui che tesse le fila, come dicevamo, per quello che riguarda la collaborazione internazionale al CERN di Ginevra.
anche per lei, insomma, questa voglia di andare oltre, uno dice perché non ha fatto il bancario, per esempio. Beh, può essere un'idea. Comunque, buonasera a tutti. E ovviamente permettimi prima di ringraziare Frida Paolella e gli altri organizzatori per l'invito. Diciamo, io non sono sicurissimo al 100% di poter essere definito un'eccellenza, però di una cosa sono sicuro, che sono marchigiano. Anche se di poco, di un pelo, perché sono di San Benedetto del Tronto, quindi diciamo città di confine. E sono un cervello in fuga, dalle Marche all'Emilia Romagna. Mi sono spostato tantissimo, di fatto vivo a Bologna da quasi 30 anni, quindi ho vissuto più a Bologna che a San Benedetto. Dunque, sì, come giustamente dicevi, sono un ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che è l'ente italiano che si occupa di ricerca in fisica fondamentale, però ho anche un altro rapporto che può essere interessante per la sera di stasera, che è quello con la Fondazione Occhialini, insieme peraltro a Filippo Martelli. Diciamo, siamo due rappresentanti della Fondazione Occhialini, che è intitolata a Beppo Occhialini, di cui abbiamo parlato prima. Dunque, pensando a dove parte questa passione, anche per me, come per Filippo, la passione parte da molto lontano. Ovviamente, di fatto ero un ottimo studente alle scuole superiori, in particolare in matematica e fisica, però avevo anche un'altra passione oltre a quella della matematica e la fisica, che era l'informatica. Di fatto ero anche un novello programmatore, avevo iniziato a programmare i calcolatori in tenera età. Poi ricordo, era circa l'89, che ricevetti in regalo forse me lo prestò il libro più che regalarlo, però come sapete i libri una volta che si prestano è come se fossero regalati. Un professore di sociologia dell'Università di Ancona, che si chiamava, adesso non è più professore, insomma ancora in vita, Renato Novelli, mi regalò questo libro che si intitolava Il Tao della Fisica, di Frizio Capra, un libro... Che ho letto, posso dire l'ho letto? Okay, no, è un libro che ha avuto un discreto successo, insomma, all'epoca. E è un libro che in particolare crea un parallelo tra la filosofia orientale e la fisica moderna. E mi affascinò moltissimo, quindi di fatto forse quello è il periodo in cui fece il flip definitivo verso la fisica piuttosto che verso l'informatica, insomma, quindi parliamo qualche anno prima di scegliere la facoltà universitaria. E poi da lì, sai, c'è una differenza ovviamente tra i sogni di ragazzo e le aspirazioni di un adulto, insomma, per un adulto forse... Però lei comunque fa un ruolo molto importante, cioè la collaborazione internazionale in atto al CERN di Ginevra, sì, vede anche la sua opera, cioè il fatto di mettere insieme tante persone per un obiettivo comune. Come si fa? Allora dovete capire che gli esperimenti del CERN di Ginevra hanno una scala di una piccola cittadina, diciamo gli esperimenti più grandi sono costituiti da circa 3.000 ricercatori, quelli più piccoli da 1.000.000, insomma, quindi stiamo parlando di un'organizzazione complessa che è fatta di tante figure, di tanti strati di responsabilità sovrapposti, e chi è in cima ha poi una squadra che è quella più vicina, che poi a sua volta propaga decisioni e strategie a tutta la base. Insomma, in particolare il mio esperimento è un esperimento che si occupa di studiare asimmetrie di comportamento tra materia e antimateria con grande precisione, ed è composto da circa migliaia di ricercatori. Adesso una cosa che poi magari possiamo toccare di nuovo, io per essere chiari non mi occupo di infinitamente grande, diciamo, quindi la serata è dedicata all'universo, diciamo, io invece mi occupo di infinitamente piccolo, sono esattamente agli antipodi del però c'è un però, nel senso che in realtà oggi sappiamo bene che c'è un filo strettissimo che lega la fisica delle particelle, quindi la fisica dell'infinitamente piccolo, alla fisica dell'universo, e ci sono vari buoni motivi. Uno è che l'universo oggi è grande, ma non è sempre stato così grande. L'universo è nato, e quando è nato era in realtà molto piccolo, era una concentrazione di materia ed energia in spazi minuti, e lì le particelle giocavano un ruolo fondamentale. Un altro aspetto importante è quello che noi osserviamo su scala astronomica, l'esistenza di alcuni fenomeni quali, magari poi ci torneremo sopra, la materia scura e l'energia oscura. Sappiamo che la maggior parte, la stragrande maggioranza della densità di materia ed energia nell'universo è costituita da queste entità di cui non conosciamo la natura, e plausibilmente si tratta di particelle elementari che ancora non abbiamo prodotto sulla Terra, quindi ancora non conosciamo, e quindi ci colleghiamo ancora all'infinitamente piccolo. E l'ultimo aspetto che menziono, che è quello di
Beppo Occhialini, cioè quello dei raggi cosmici. I raggi cosmici sono dei messaggeri di fenomeni che avvengono su scale di distanza spaziale e temporale enormi, quindi i messaggeri che arrivano, le onde gravitazionali non sono dei raggi cosmici propriamente, però sono un messaggero che arriva dagli eventi che avvengono lontano, ma ci sono tanti altri segnali che arrivano allo spazio, i neutrini. E in qualche modo anche voi siete messaggeri, se poi per tardi racconteremo le altre scoperte. Vado avanti con Piero Angeletti, si occupa di radiofrequenza dell'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA. Anche per lei, insomma, ci dice un po' come è arrivato intanto a occuparsi di un qualcosa che sembra molto tecnico, richiede ovviamente di essere il meno possibile, e se sogniamo un lavoro del genere o pensava di fare altro. Sì, allora intanto sogniamo di arrivare all'ESA. Prima di tutto ringrazio l'organizzazione e vorrei fare un annuncio, probabilmente avete sbagliato a chiamarmi, perché io avevo capito che si parlava di eccellenze marchigiane, ma non che come relatore ero considerato tale, per cui... Vabbè, per lei anche quello che abbiamo detto per Bagnoni, non lasci lì a noi. Sì, ma c'è differenza, io sono un ingegnere, non sono un ricercatore, nella mia vita faccio una cosa diversa. Adesso le spiego intanto come ci sono arrivato. Sicuramente l'interesse di continuare a giocare, da ragazzi si è interessati a come funzionano le cose, sì, a rompere radio, a rompere macchinari per capire che cosa c'è dentro e con la spinta di cercare di fare qualcosa di nuovo che funzioni meglio e via dicendo. Chiaramente le macchine più complicate sono gli aerei, i razzi. E io vengo da un periodo in cui, per esempio al liceo, ogni due mesi c'era un lancio dello shuttle e si interrompevano le lezioni per seguire il lancio, quelle paio di ore con l'emozione di questo razzo che porta le persone nello spazio. Un evento sicuramente lo trovo come filo conduttore nella mia vita. Io ricordo nell'86 c'è stato il rendezvous della sonda Giotto con la cometa di Halley e io ricordo, avevo 16 anni, non ho ancora finito 16 anni, e ricordo di aver speso tutta la notte con mio padre aspettando la prima immagine della cometa di Halley. Fu un'esperienza che mi segnò, ma mi diede anche un messaggio. Prima di tutto che oltre alla NASA, oltre a questi enti di cui vediamo le magliette ovunque oramai anche in Italia, c'era un'agenzia europea che cercava di fare cose così attraenti e altrettanto sfidanti. E quell'agenzia è diventata un orgoglio europeo oggi. Sì, è diventato un orgoglio e io, visto che lontano dagli occhi, lontano dal cuore, si desidera ciò che si vede, io sono contento adesso di essere in quell'agenzia che ho sognato molto. Cosa significa occuparsi di radiofrequenze? Le radiofrequenze sono onde che da 150 anni ormai conosciamo, quindi diciamo non c'è la sfida di scoprire di cosa sono fatte e come funzionano. C'è la sfida di utilizzarle, perché dai laboratori di questi miei esimi colleghi, poi la scienza scende nell'industria, scende nella vita sociale e si può utilizzare la scienza. Quindi io mi occupo, e l'Agenzia Spaziale Europea si occupa anche di questo, di fare da ponte tra la scienza, gli istituti di ricerca e l'industria, la vita quotidiana, ma anche il mio collega dell'Agenzia Spaziale Italiana sicuramente ha questo modo. E le radiofrequenze vengono utilizzate in svariati campi. Uno fondamentale attualmente è quello dell'osservazione della Terra. Il nostro pianeta sta subendo cambiamenti climatici, le microonde come altri soggetti servono per capire qual è lo stato del nostro pianeta. Servono per la vita quotidiana, voi avete tutti il cellulare, nel cellulare attualmente c'è anche un chip che riceve il segnale
dei nostri satelliti di navigazione e da qualche anno Galileo, il sistema europeo, è attivo e più di 1 miliardo di chip oramai sono capaci di ricevere Galileo, quindi voi lo conoscete come giusto Google Maps, ma magari però in quella informazione di navigazione c'è anche un'impronta europea. Grazie Piero Angeletti, ovviamente diceva una cosa di cui si è parlato, un applauso doveroso. Noi utilizziamo i cellulari pensando che qualcuno in qualche modo lavora da qualche parte, queste persone lavorano anche per quello, perché poi la scienza ha e deve avere tra i suoi compiti, al di là del portarci un pochino più in alto, no, rispetto a quello che conosciamo, anche applicazioni pratiche, e quindi spesso non siamo nemmeno in grado di coglierle perché diamo le cose per scontato. Chiudo con una donna, Francesca Faeri, è un'astrofisica, abbiamo detto esperta nella caccia ai pianeti extrasolari. Ora, uno che dice esperta nella caccia ai pianeti extrasolari la immagina lì a cercare nuovi pianeti. Ovviamente a questo ci arriveremo. Mi interessa capire come ci è arrivata, cioè che tipo di sogni aveva anche da bambina, no, per arrivare a questo punto. Grazie mille, innanzitutto grazie di avermi invitato. Dunque, come penso tantissime persone, donne, uomini, ricercatori, e quello che è già stato detto dai miei colleghi qua è la curiosità, quella che diciamo spinge tutti i giorni a voler diciamo capire quello che è davanti ai nostri occhi, forse andare anche un pochino oltre, no? Chiedersi va bene, questo lo vedo, ma c'è qualcos'altro. E da piccola diciamo la curiosità è sempre stata una componente molto importante della mia vita, mi ha condizionato o in una maniera o in un'altra, e faccio un esempio molto pratico. Quando finito le scuole medie, adesso non ricordo di preciso la votazione, ma deve essere stata particolarmente mediocre, perché la mia insegnante di matematica all'epoca disse ai miei genitori che assolutamente non sarei mai stata in grado di seguire un liceo scientifico e l'unica cosa che potevo fare era o scuola d'arte o l'alberghiero, per capirci, con tutto rispetto per l'alberghiero, perché chi ha competenze manuali eccetera, chi io magari non ho. Però quello mi fu detto. E non mi chiedo se è uno dei pianeti a cui ha dato la caccia e ha dato il nome dell'insegnante manuale. No, però per dire, forse un po' la sfida, anche perché ho un carattere abbastanza forte, l'ho presa anche personalmente, diciamo, questa cosa, però anche la curiosità poi invece in realtà di mettermi davanti a queste cose che in realtà mi era stato detto che non erano per me, no? E io in realtà ho detto vabbè, fammi dare un'occhiata lo stesso, cioè. E questo è quello che faccio quotidianamente, perché poi questo sentimento di sentirsi sempre inadeguato, no? Cioè di non capire mai, molte persone vanno a conferenze, ascoltano questi professori e non capiscono quello che dicono. Tutti non capiamo, perché ognuno è bravo in quello che allora cerchi di capire cosa significa dare la caccia ai pianeti extrasolari. Cosa significa dare la caccia ai pianeti extrasolari? Significa cercare nuovi mondi, significa cercare una Terra 2.0, significa capire quali sono le condizioni per avere lo sviluppo della vita, e significa anche capire se siamo in grado di rendercene conto se c'è vita altrove. La ringrazio molto. Mentre andiamo avanti con loro, insomma, avremo diversi temi sui quali proseguire, cerchiamo di affrontare il primo videocollegamento, vediamo se riusciamo ad essere pronti. Ringrazio ovviamente i nostri tecnici per quello che riguarda le videochiamate e come insomma al centro della serata delle eccellenze bambine ce n'è una. Non so se riusciamo in questo caso a poter avere un feedback, dovrebbe essere collegato tra poco con noi Eugenio Pavaccia, non so se abbiamo in questo senso dei feedback, mentre una piazzola, mentre affrontiamo insomma il collegamento, sempre che la tecnologia ci possa aiutare in questo senso. E ovviamente andiamo avanti, lo faremo, insomma, laddove la connessione ce lo permetterà, ci ritorneremo. In questo caso, non so se riusciamo a sentirla, Eugenio Coccia.
Sì, mi sentite? Perfetto, la sentiamo perfettamente, se riusciamo anche a vederla le facciamo intanto un applauso. Eugenio Coccia, per chi non lo conoscesse, è, visto che prima parlavamo insomma del GSSI, cioè il Gran Sasso Science Institute, è intanto un marchigiano, è rettore della Gran Sasso Science Institute, la vediamo anche, è colui che ha fatto parte del team, visto che si parlava prima di onde gravitazionali, che ha portato alla scoperta del team che è stato premiato del premio Nobel per la fisica nel 2017, mi corregga se sbaglio, insomma un altro grande marchigiano che purtroppo non può essere presente con noi, però lo ringraziamo di poter intervenire in questo senso. La domanda che facevo agli altri relatori qui presenti sul palco era: ma perché uno non ha fatto il bancario e si è messo lì a cercare, il sindaco non me ne vorrà visto che parlo di bancari, a cercare di andare lì oltre l'ignoto. Nel caso suo, come arriva questo amore per la scienza e come è riuscito ad arrivare a questa, ovviamente attraverso vari team, a questa grande, come dire, voglia di scoperta che si è tradotta tra l'altro anche con il Nobel per la fisica? Innanzitutto buonasera a tutti, mi spiace di non essere con voi di persona perché torno sempre volentieri nella mia terra d'origine, insomma. Come è cominciato? Mi sentite innanzitutto? La sentiamo perfettamente. Diciamo che se devo pensare a come è cominciato con, con uno stato d'animo che con una parola definirei lo stupore di trovarsi sotto il cielo stellato, di chiedersi cos'è tutto questo spettacolo che ci sta dinanzi agli occhi, qual è il senso di queste stelle, di quelle galassie, qual è il senso di noi messi, diciamo, attaccati su questo sasso che gira intorno a una stella che chiamiamo Sole. Ecco, queste domande, questa meraviglia, secondo me, sono state un po' la motivazione per poi proseguire negli studi, in particolare dell'astrofisica naturalmente, e riuscire, come dire, cercare di capire qualcosa di più. Però ecco, la motivazione è stata questo senso di meraviglia, anche se vogliamo di armonia e quindi di fascino che ci dà l'universo. Si parlava di onde gravitazionali. A partire da questa motivazione, naturalmente, la vita è una serie di sliding doors, come si dice, no? Di momenti che non sono programmabili, cioè per esempio l'incontro alla Sapienza, dove ho fatto l'università con il gruppo di Edoardo Mandi, e quindi con questa ricerca fondamentale delle onde gravitazionali che non sapevamo quando l'avremmo scoperte, è una ricerca molto difficile, molto complicata, speravamo di riuscire a sviluppare degli strumenti sensibili che le scoprissero molto prima, invece ci sono voluti tanti anni in più, fino al 2015 abbiamo dovuto aspettare appunto per poterle vedere. Qual è l'importanza di una scoperta come questa? La stessa è stato un cammino di grandi emozioni. Arrivo a dire, anche se non l'avessimo vista, sarebbe valsa la pena di intraprendere questa avventura. Poi farla vedere, di averla addirittura vista, è stato un po' come cercare il Santo Graal e trovarlo alla fine di un percorso. Quindi c'è stata anche questa gratificazione, ecco. Ecco, le chiedevo qual è la grande, come dire, importanza di questa scoperta delle onde gravitazionali. Riesci a spiegarci, come dire, nel modo meno scientifico possibile, dove chiaramente questo lo è, una scoperta del genere? No, beh, se vogliamo essere come dire, sintetici, possiamo dire che noi finora l'universo l'abbiamo conosciuto con gli occhi, tramite la luce e i fotoni, voglio dire, di tutte le lunghezze d'onda, quindi dalle onde radio ai raggi gamma, ma sempre radiazione elettromagnetica, no? Tra cui c'è, cioè, nella banda del visibile, quella che ci consente di vedere le stelle, le galassie. Ecco, abbiamo solo quindi visto l'universo, ma non l'abbiamo ascoltato, ci mancava il sonoro, diciamo così. Ecco, le onde gravitazionali, in questo spazio flessibile, elastico, che è quello di Einstein,
Le onde gravitazionali sono un po' come le vibrazioni sonore, no? Sono come il suono, emesso da che cosa? Ma da tutto quello che si muove e che accelera, in particolare dalle stelle di neutroni, dai buchi neri, e anche dalle zone oscure possiamo avere dei segnali, così come nella vita di tutti i giorni, ovviamente anche in una stanza buia, anche se non vediamo, però con l'udito sappiamo che c'è qualcosa, no? Ecco, quindi è stato la scoperta delle onde gravitazionali come acquisire un nuovo senso nei confronti dell'universo, è come avere finalmente anche l'udito, anche poter percepire le vibrazioni. È quindi una scoperta, come dire, storica, che ha aperto un nuovo modo di avere informazioni dall'universo. Le faccio l'ultima domanda, ovviamente ringraziandola, magari chiedo anche al pubblico presente di fare un applauso. L'ultima domanda è, ci aiuti a capire, poi è la stessa domanda che farò ai relatori presenti qui in teatro, ci aiuti a capire, guardando avanti nei prossimi 10, 20, 30 anni, dove arriveremo in questo passo? Beh, diciamo che nell'astrofisica naturalmente il bello della ricerca è proprio quello che puoi dire fino a un certo punto quello che aspetti, sempre, ogni volta che si è aperta una nuova astronomia, le sorgenti che si sono viste non erano neanche state previste addirittura. Nessuno aveva previsto le lune di Giove quando Galilei ha guardato col cannocchiale in alto, nessuno aveva previsto il pulsar quando si sono visti questi ticchettini, no? Di queste stelle rotanti rapidamente e così via. Anche con le onde gravitazionali, per esempio, abbiamo visto che ci sono molti più buchi neri di quelli che ci aspettavamo. Forse sono una scoperta importante anche per capire cos'è la materia oscura, per esempio. Quello che ci possiamo aspettare nei prossimi anni è di cercare di chiarire meglio due misteri fondamentali, secondo me. Uno è quello appunto di questa materia oscura che ci deve essere, ma che ancora non abbiamo capito di cosa è fatta. E l'altra sarebbe capire meglio anche qualcosa di più di questa energia oscura. L'universo si sta espandendo, accelerando l'espansione, una cosa che nessuno si aspettava. Ecco, questa è una forma di energia che l'universo contiene e che non abbiamo ancora capito di che cosa è fatta. Ecco, secondo me, nel giro di 10-20 anni, su questi due grandi misteri getteremo la luce. Grazie Eugenio Coccia. Prego. Un applauso calorese che arriva da Osimo. Un buon viaggio, lo sappiamo in viaggio, insomma grazie di questo suo contributo ancora una volta. Grazie mille, a presto. Arrivederci. Insomma abbiamo in qualche modo visto davvero quello che ci sarà nel futuro, perlomeno tentato di farlo. Tra poco tornerò dai relatori, vedremo anche delle immagini davvero sensazionali con un astrofotografo e avremo un altro collegamento, sentiremo un'altra donna a raccontarci insomma del mistero, in questo caso della scienza e della scoperta. Prima però andiamo su altre, a proposito di musica dello spazio, andiamo su altre note e chiamo quindi ancora una volta Marco Santini. Thank you.
Marco Santini, per me materia oscura, come faccio a suonare così a proposito di materia oscura, ma insomma, lui ce la fa. Andiamo avanti, l'avevo annunciato prima, a proposito di immagini, in qualche modo di foto che lasciano il segno, e gli chiedo di raggiungermi in questo caso Christian Fattinanzi, è un astrofotografo, ha scattato alcune foto che sono state, come dicevamo prima, inserite dalla NASA nella Astronomy Picture of the Day, cioè quindi nella foto astronomica del giorno. Prego Christian, applauso. Ecco Christian, se ci fa in qualche modo, se ci racconti qualche foto, così anche noi alziamo gli occhi al cielo e sogniamo un po'. Sì, buonasera a tutti. Si sente? Si spiano ma si sente. Bene. Vi descrivo queste immagini, io sono astrofotografo da fin da bambino e le mie immagini, una volta prodotte e lavorate, le invio a tutti i miei contatti, tra i quali c'è anche il referente di questo sito della NASA. E che ogni tanto mi ha scelto una carta opportunità. Questa è la prima che mi è stata pubblicata e risale al 2012. Si tratta dell'occultazione di Giove da parte della Luna. È un fenomeno che si verifica abbastanza raramente, non rarissimamente, però qualche volta nella vita si può assistere a questo tipo di fenomeno. Praticamente la Luna, nel suo girare intorno alla Terra, può capitare che vada ad occultare Giove, quindi a passargli davanti. Questo fenomeno avveniva la sera piuttosto tardi, diciamo intorno alle 4 di notte. E io avevo preparato l'attrezzatura in terrazzo e ero andato a dormire nel frattempo, quindi avevo messo la sveglia per alzarmi all'ora dell'appuntamento. Mi alzo e trovo il cielo completamente nuvoloso. I momenti più importanti di questo tipo di fenomeno sono l'entrata di Giove all'interno del disco lunare e l'uscita al momento della sua scopertura. Entrambi me li sono persi per colpa delle nuvole. Non vi recito tutte le imprecazioni, ovviamente ve le risparmio, però ho continuato sperando di poterle poi riprendere ugualmente, anche se con Giove più distante dalla Luna. È successo che effettivamente le nuvole piano piano si sono andate a diradare e nel momento in cui proprio si è aperto il cielo, come vedete, ho scattato una foto avendo preparato già il tempo di esposizione in circa 3 secondi, quindi anche un tempo piuttosto lungo, e queste nuvole hanno creato questo effetto di mosso che sembra proprio dare un movimento all'immagine, quindi è proprio nella stessa direzione del piano dell'eclittica, quindi del piano di Giove e dei suoi anche 4 satelliti che si vedono. E proprio per questo motivo, questa caratteristica non voluta, la NASA ha scelto questa immagine come immagine per documentare questo evento. E quindi c'è un'altra foto simbolo, Cristiana, che quella che avevamo prima delle due sorelle, sì, esatto. È possibile vederla. Questa è una seconda immagine fatta l'anno successivo. Qui siamo nella spiaggia ai piedi del Monte Conero, è una spiaggia molto difficile da raggiungere. Si può percorrere un sentiero piuttosto impervio oppure si può arrivare via mare. Io con altri due amici, tra cui anche Paolo Bolognini, un grandissimo fotografo naturalistico marchigiano, siamo andati lì nel pomeriggio con una barca, abbiamo scaricato decine di chili di attrezzatura e abbiamo pernottato lì, praticamente ci sono venuti a prendere la mattina successiva. E questa immagine è stata scelta dalla NASA perché percorre tutta la scala delle distanze visibili dall'occhio umano, partendo dai sassi, dai ciottoli sotto i piedi, fino ad arrivare a quella specie di nuvoletta in alto a sinistra, vicino al bordo dell'immagine superiore, che è la galassia Andromeda, che è l'oggetto più lontano visibile dall'occhio umano, a 2 milioni e mezzo quasi di anni luce. E quindi questa immagine ha voluto un po' diciamo rappresentare appunto tutta la scala delle distanze visibili dall'occhio umano. Abbiamo tempo per una terza foto? Christian? Sì, questa è più recente, è di questo luglio, è un'eclisse parziale di Luna. Anche questa è stata scelta per
il campo, lo sfondo, diciamo, che sono riuscito a cogliere anche qualche stella e aver esposto bene sia la parte luminosissima della Luna fuori dall'eclisse che quella che si vede più scura, dove si legge l'arco che è praticamente il settore del profilo della Terra. E queste sono solo tre immagini delle migliaia di immagini che in circa 35 anni di fotografia astronomica ho prodotto. Faccio solo una domanda per capire chi fosse interessato a seguire i tuoi lavori, visto che eravamo tutti quelli lì al cielo, dove li troviamo, come possiamo fare? Io ho il mio profilo Facebook, Cristian Fattinanzi, in cui ci sono tutte le immagini che in genere produco e pubblico lì. Poi ho anche un sito, cristianfattinanzi.it, dove ci sono alcune immagini, alcuni manuali anche per iniziare a osservare il cielo, perché è bene anche introdurre i più piccoli all'osservazione del cielo, sebbene purtroppo l'inquinamento luminoso sia sempre un pochino più invadente e sia sempre più difficile poterlo apprezzare nel suo modo migliore. E mai come in questo caso potremmo dire grazie di averci fatto sognare, insomma. Grazie a voi. Faremo un applauso. E proviamo a fare un ultimo videocollegamento, poi chiaramente daremo anche spazio ai nostri relatori sul palco. Cerchiamo di raggiungere, l'avevamo annunciata prima, a proposito di donne di scienza, in questo caso un'astrofisica, Marika Branchesi, è stata, come dicevamo, inserita tra le 100 personalità influenti per quello che riguarda i vari campi dalla pubblicazione americana Time. La vediamo, Marika, ti vediamo bene, tra l'altro. Ciao! Non so se ci senti. Le farei intanto un applauso, insomma, così facciamo sentire che il teatro in qualche modo c'è, e chiedo anche a te, insomma, quello che ho chiesto agli altri: se da bambina sognavi di inseguire le onde gravitazionali o pensavi di fare altro? No, dunque da bambina in realtà pensavo di diventare astronoma, ero una bambina molto curiosa e curiosa di tutto, e mi piaceva guardare le stelle, tra l'altro io ho sempre vissuto ad Urbino, dove c'è un cielo fantastico, sempre vissuto in campagna, quindi tanto tempo fuori. Sono stata sempre molto curiosa, però in realtà questo lavoro poi l'ho scelto al momento di scegliere l'università. Per quello che riguarda la parte delle onde gravitazionali, ci sono diversi esponenti questa sera di cui, appunto, con i quali ne stiamo parlando. Abbiamo sentito prima Eugenio Coccia, ne parlavamo con il professor Martelli di qui in teatro. Che cosa sappiamo oggi? Cioè, qual è l'importanza di una scoperta come questa? Questa è proprio un'astronomia nuova, è un nuovo modo di osservare l'universo, veramente ciò che ci rende possibile vedere quello che prima era invisibile. E come questo esempio lo facciamo sempre, è veramente come quando Galileo ha puntato la prima volta il cannocchiale sull'universo. E abbiamo fatto tante scoperte in questi anni, poi anche scoperte nuove, perché questi mesi rivelatori hanno osservato il cielo, e io mi aspetto tantissime nuove scoperte. Secondo me è anche difficile immaginare, per noi che lavoriamo con le onde gravitazionali, sapere fino a che punto cosa riusciremo a vedere, perché appunto ogni volta che si apre nel cielo una nuova finestra ci sono delle sorprese enormi, quindi abbiamo però ambiziose, ma ne avremo tantissime anche in futuro. Per quello che riguarda il futuro, chiedendo anche a te un esercizio di futuro che chiederò agli altri relatori, guardando ai prossimi 10, 20, 30 anni, che cosa avremo, cioè dove arriveremo? Allora, secondo me, una delle prime cose che io vorrei vedere è l'esplosione di una supernova e poter vedere il centro, cioè quando una stella massiccia esplode, cosa accade dentro. Non lo vediamo solo attraverso questa luce fortissima, non siamo mai riusciti a vedere l'interno di una supernova. E poi un'altra cosa secondo me bellissima sarà il poter vedere un universo sempre più grande, quello dei gravitazionali, e quindi vedere come i buchi neri e le stelle di neutroni, ad esempio, si sono formati ed evoluti lungo la storia cosmica dell'universo.
E un altro enigma che io vorrei vedere risolto è quello di capire perché abbiamo buchi neri di massa stellare e buchi neri invece che sono giganti al centro delle galassie, che sono i buchi neri che sono miliardi di soli, e non sappiamo niente qual è la relazione tra questi buchi neri relativamente piccoli e questi buchi neri giganti al centro delle galassie. E che quindi gli strumenti futuri tradizionali, come ad esempio l'Einstein Telescope, ci permetteranno di capire, insieme a strumenti che osserveranno nello spazio come l'ISA, ci permetteranno di vedere che relazione c'è tra questi buchi neri piccoli e buchi neri giganti al centro delle galassie. Le chiedo in un minuto qual è il suo sogno personale a quale sta lavorando, se c'è, e che vorrebbe vedere realizzato. Allora, prima di tutto voglio dire che cioè, quello che ho vissuto negli anni passati era molto di più di quello che sognavo. In realtà penso di essere stata estremamente fortunata a vivere questi momenti, perché molte volte uno scienziato lavora tantissimo, con tutta la passione, e molte volte non partecipa a queste grandi scoperte. Quindi in realtà io posso dire che negli ultimi anni è stato realizzato molto di più di quello che io sognavo. E per il futuro sogno che, ecco, riusciamo a capire sempre di più, a comprendere sempre di più l'universo, e che questo ci spieghi anche un po' di più di noi stessi. Grazie a Marika Branchesi. Grazie. Ovviamente anche noi sogniamo, magari sogniamo di averla di persona, a proposito di sogni, grazie davvero, grazie ancora di essere stata con noi. Mi dispiace molto, non no, era una battuta, assolutamente. Sono appena rientrata e riparto. Non si preoccupi, era solo una battuta, grazie di essere stata con noi. Grazie mille. Salutiamo Marika Branchesi, andiamo avanti, ritorno dagli ospiti, riprendo da Filippo Martelli, dicevamo a proposito di onde gravitazionali, su che cosa sta lavorando adesso, che possiamo tradurlo anche al nostro pubblico, che io ringrazio, quindi farei un applauso io a voi per l'attenzione con la quale state seguendo, insomma i temi non sono sempre molto semplici, su cosa sta lavorando? Forse è spento il microfono? Allora, la storia delle onde gravitazionali, come diceva prima Eugenio Coccia, è una storia che è durata tantissimi anni, e quindi perché è durata tantissimi anni? Perché è andata di pari passo con il progresso tecnologico. I primi studi che ha fatto anche Eugenio con Amaldi erano su barre risonanti, poi si sono sviluppati questi strumenti nuovi, moderni, che non vedevano nulla all'inizio, non si riuscivano a vedere. E la sensibilità migliorava man mano che miglioravano le tecniche. Dovete pensare che quando le abbiamo viste nel 2015, in sostanza noi abbiamo confrontato due lunghezze, ma abbiamo misurato le lunghezze con una precisione impensabile. È come misurare la distanza da qui alla stella più vicina, 4 anni luce, con la precisione del diametro di un capello umano. Quindi è veramente molto molto difficile. Allora, man mano che si è andati avanti, si sono viste, si sono scoperte cose che non si pensavano prima. Questi buchi neri che sembravano un evento eccezionale, buchi neri di una massa che l'uomo non pensava potessero avere prima, non solo si sono visti e non si potevano vedere con la luce, ma adesso con lo strumento che è attualmente in funzione se ne vede una settimana di questi eventi, perché abbiamo migliorato tantissime cose. Allora, nel futuro, per fare quello che Marika diceva, cioè andare sempre più in là, guardare sempre più lontano, e quindi guardare più lontano vuol dire guardare più indietro nel tempo, più vicino alle origini dell'universo, perché la luce e anche le onde gravitazionali impiegano molto tempo a venire da lontano a noi, quindi l'oggetto lontano è sempre più antico. Per fare questo bisogna migliorare ancora. Al momento attuale, quello che limita la sensibilità, anche se sembra fantascienza, è il fatto che questi specchi, noi usiamo un raggio laser che rimbalza fra due specchi, non voglio entrare nel tecnico, però la superficie di questi specchi deve stare ferma, fermissima, e però siccome siamo a temperatura ambiente, la superficie degli specchi si agita come tutti gli oggetti, con la temperatura si agitano. Sono due strade, raffreddarli,
però non è semplice, ci stanno provando i giapponesi, e l'altra strada è quella di usare dei materiali nuovi che stanno fermi anche a temperatura ambiente. Però questo materiale con cui fare lo strato che riflette la luce sullo specchio, un materiale che stia fermo a queste temperature, magari anche a temperature basse, non si è ancora trovato. E allora noi stiamo, al momento attuale, nei nostri laboratori, almeno la parte che mi occupo io di questa ricerca, che riguarda più di 1000 persone, è quella, con altri ricercatori di altre università e anche laboratori europei, di andare a studiare specchi che siano sempre migliori, e questo vuol dire fare una grandissima quantità di misure, collaborare con dei teorici. Questo che cosa ci permetterà di scoprire, di sapere? Questo ci permetterà di andare molto più lontano, di vedere, di capire quello che diceva Marica prima, cioè perché esistono dei buchi neri così grandi. Prima della scoperta delle onde gravitazionali si pensava che i buchi neri non avessero una massa superiore a 20 volte quella del Sole. I primi due che abbiamo visto avevano masse di 30, si sono fusi in uno che ne aveva 62. Adesso ne abbiamo quasi una settimana, le masse non sono ancora, stiamo facendo ancora i conti, ma insomma ci sono, è all'ordine del giorno trovare cose così grosse. E andare sempre più lontano vuol dire anche andare più lontano nel tempo, andare a vedere, se forse l'avrete sentito, esiste una radiazione cosmica di fondo, nelle microonde, che è l'eco, diciamo, del Big Bang, quando l'universo è diventato trasparente, che è stata generata 300.000 anni dopo la nascita dell'universo. Le onde gravitazionali potrebbero parlarci di un tempo ancora più lontano. Il sogno è di riuscire ad arrivare lì, ma è un sogno molto distante e chiede strumenti che stiamo cercando di progettare. Marica ha fatto riferimento all'Einstein Telescope. L'Einstein Telescope dovrebbe essere un triangolo di 10 km di lato da fare sottoterra, fatto da tecnologie che oggi sono ancora solo allo studio, non si sa ancora dove farlo, noi speriamo di farlo in Sardegna, perché è una regione molto stabile. Con uno strumento del genere si potrebbe andare molto in là dal punto di vista delle onde gravitazionali. Poi è chiaro, la fisica, come diceva prima il professor Baglioni, c'è tanto che non sappiamo. Noi dell'universo conosciamo solo il 4%, il resto non abbiamo idea realmente di che cosa sia, e quindi tutto quello che ci permette di guardare più in là e di capire che cosa c'è, l'energia oscura, la materia oscura, sono sogni che tutti noi fisici coltiviamo. Grazie a Filippo Martelli. Mario Marchetti ha lavorato per tanti anni sulla parte pionieristica dello spazio. Qual è la parte più importante sulla quale, come dire, con un certo orgoglio dice liceo? Se permette, vorrei fare una parentesi riferita a quello che diceva sui buchi neri del collega. Non so, sicuramente lo saprete, tra i primi a scoprire i buchi neri fu Giacconi, che poi prese il premio Nobel. Giacconi il lancio, il SAS One, il Small Astronomy Satellite, lo ha fatto dalla base di Marini proprio di Broglio nel 1971, e con quel lancio ha ottenuto il premio Nobel. Tanto per dire come tutto correlato nel nostro sistema appunto di ricerca. Per quanto riguarda il futuro, io parlo ovviamente della mia attività nel settore futuro, noi puntiamo, il settore della ricerca appunto nostro è praticamente la colonizzazione dello spazio, la conquista dello spazio. Come siamo e quello che vorremmo fare? Attualmente, come voi sapete, sopra di noi a 400 km c'è la stazione spaziale, con Palmitano addirittura al comando in questo momento contro l'equipaggio, e lì all'interno ci sono tante ricerche, tanti esperimenti che studiano l'ambiente in cui noi vorremmo andare con l'Italia. Quale sarà l'ambiente? Tutti quanti lo sappiamo che si tende ad arrivare a colonizzare Marte, questo è il sogno appunto di tutti, non è un sogno, ci stiamo lavorando tutti quanti. Cosa vuol dire? Il problema sarebbe, se ho ben capito, la possibilità di sopravvivere, cioè la resistenza il umana. Il concetto fondamentale è studiare l'ambiente spaziale, noi lo chiamiamo extreme environment, un ambiente estremo perché è totalmente diverso dal nostro. Quindi uscire dalla nostra culla della Terra vuol dire andare a abitare dove non c'è più
quello, tutto l'ambiente atmosferico che noi viviamo. C'è anche un problema per gli astronauti di vegeta ossea. Ma c'è un problema per quindi quello ossia. Che bisogna studiare e ricercare è trovare le leggi fisiche che governano quel sistema. Allora quando avremo trovato quelle fisiche vuol dire che il sistema diventa stabile. Allora noi viviamo anche in questo momento, in questo teatro, viviamo in un sistema stabile, sia statico che dinamico. E lì dovremo arrivarci, cioè termini tecnici si tratta di trovare leggi costitutive, cioè nel nostro caso il legame tra sforzi, deformazioni, accelerazione o altro. Questo è lo sforzo. Cosa risponde a chi dice, visto che la Terra come pianeta, chiaramente siamo come dire in fantavisioni, è abbastanza fritto, cerchiamo altri pianeti, cosa risponde a chi le riporta, come dire, tante chiacchiere da internet, da social, che in qualche modo semplificano quella che è una ricerca. Guardi, la ricerca non ha limiti, quindi l'uomo tende sempre ad andare avanti nella ricerca. Quindi colonizzare lo spazio, a conquistare lo spazio vuol dire ricercare, questo non lo fermerà mai nessuno. E non si tratta di fuggire e andare a terra, nessuno vuole andare via dal nostro pianeta. Vuole cioè implementare di più le sue conoscenze, se parliamo di Marte perché per ora sembra essere contro il sistema il pianeta più accessibile, che ha una certa, non simile al nostro, con ambiente atmosferico, ma è praticamente un po' più vicino rispetto ai loro pianeti con cui loro ci hanno parlato. E lì c'è anche tutto il sistema ovviamente di trasporto cosiddetto vettore, quindi lì si parla di sistemi di trasporto nucleare, idrico, elettrico. C'è un enorme studio in cui l'Italia lo sta facendo grazie anche all'ASI. L'ASI, anzi, in questo settore, sia il presidente uscente Battiston, sia Sacconi, che investono molto. E su questo punto ci tentiamo, ci proviamo tutti. Questo è l'ambiente. Grazie a Mario Marchetti. Andiamo avanti con Ettore Perozzi, l'abbiamo sentito prima dire, io mi occupo di sorveglianza, come dire, anche la parte che riguarda lo spazio necessita sorveglianza, siamo in ambito ASI, quindi l'Agenzia Spaziale Italiana. Chiedendo anche a lei quello che è l'esercizio di futuro, cioè ci aiuti a capire che cosa succederà in un tempo che può essere di 10, 20, 30 anni. Beh, diciamo, la prima cosa è partire da dove siamo, cioè noi siamo arrivati a un punto in cui effettivamente sorvegliamo il cielo. Questo cosa significa? Che ma neanche più di diciamo, una quindicina di anni fa fosse passata una nave spaziale, pure una sonda come quelle che noi mandiamo verso Saturno e Marte, nei nostri cieli noi non ce ne saremmo neanche accorti. Questo perché? Perché è vero che gli astronomi guardano il cielo con telescopi grandissimi, però focalizzano molto, cioè guardano una porzione estremamente piccola, con una punta di spillo, vanno lontanissimo, magari vedono galassie lontanissime, però molto diciamo, concentrati su un punto piccolo lontano. La sorveglianza spaziale è diversa, è dire, noi dovremmo cercare di guardare tutto il cielo ogni notte, in modo da sapere cosa succede nel cielo, cosa succede di quello che combiniamo noi, cioè abbiamo dei satelliti artificiali che girano, che ai nostri occhi sembrano delle stelline che si muovono, ma anche se ci sono asteroidi pericolosi che possono... Chiederei se è possibile avvicinare più il microfono, sì, scusate. Dobbiamo cercare di capire un po' di sapere cosa sta succedendo ogni notte nel cielo. Tenete conto che un satellite artificiale, per esempio, gira intorno alla Terra in un'ora e mezza. Quindi effettivamente noi possiamo seguirlo, passa molto rapidamente nel cielo, quindi è un'attività che noi dobbiamo fare di continuo, si chiama monitoraggio, appunto sorveglianza spaziale. In futuro cosa succederà? Beh, il futuro sarà un futuro molto divertente, nel senso che questa sorveglianza spaziale per tanti anni è stata un po' dormiente, adesso ha cominciato a diventare sempre più attiva. Perché? Perché per esempio ci sono nuove iniziative. Tutto un po' partito quando Obama ha un po' detto, beh, insomma adesso lo spazio intorno alla Terra lo lasciamo alle privati, le agenzie devono guardare più lontano, devono andare alla Luna, a Marte, devono andare nello spazio interplanetario. Questo, come spesso accade, ha creato un nuovo modo di andare nello spazio. Sono nate per esempio società come SpaceX di Elon Musk, insomma abbastanza famoso il personaggio. C'è stato il turismo spaziale che pare stia decollando. Ci sono in progetto collegamenti in New York, Sydney, passando per i famosi voli suborbitali, cioè degli aerorazzi che in realtà vanno nello spazio e nel giro di 3-4 ore si può coprire metà della circonferenza della Terra. Quindi ci sarà un futuro in cui lo spazio non sarà semplicemente
aerei e poi satelliti artificiali a aerei a 10 km più o meno quello che è, qualche decina di chilometri, poi a centinaia di chilometri iniziano a esserci satelliti. Ci sarà un andirivieni nello spazio, diciamo. E quindi questa cosa va controllata un po' come lo traffico aereo, infatti adesso c'è una parola che va molto di moda che si chiama Space Traffic Management, cioè avere veramente, dover regolare un traffico nello spazio, non più solamente a terra, non più solamente diciamo dove volano gli aerei, ma anche nello spazio. Quindi ci sarà, tutto questo necessiterà fare una sorveglianza per sapere un equivalente di controllori di volo, controllori dello spazio, in cui sanno più o meno cosa succede. In tutto ciò ci sono anche cose tra virgolette inaspettate. C'è per esempio un grosso, come spesso succede, un grosso interesse militare, satelliti non identificati, ma anche detriti spaziali per esempio. Noi abbiamo dei satelliti che vengono mediamente abbandonati nello spazio e questo significa che dei satelliti che per esempio hanno ancora del carburante nei serbatoi, a forza di essere surriscaldati sole notte, può succedere che esplodano. Questo significa immettere un mucchio di detriti nello spazio. Nello spazio le velocità sono vicino alle orbite basse, quindi a 500-600 km, sono di circa 30.000 km l'ora, quindi la differenza tra un sassolino e un proiettile è solo la velocità, quindi significa che anche un piccolo granello è in grado di perforare un satellite. Quindi a questo punto abbiamo anche un problema che dobbiamo gestire, dobbiamo sapere quando spostare un satellite per evitare che abbia una collisione. E poi tutto questo ci sono anche diciamo, i rischi naturali, e i rischi naturali sono di due tipi. Uno che il Sole, con diciamo, l'interazione, la Terra è un'enorme calamita che interagisce con un flusso di particelle cariche e quindi con della corrente sostanzialmente elettrica che viene dal Sole. E il Sole ci sembra tranquillo, ma ogni tanto ha delle grandissime esplosioni. E queste grandissime esplosioni risultano nel fatto che la Terra viene investita da delle particelle cariche, quindi dalle forze, diciamo, chiamiamole correnti elettriche. E questo potrebbe diciamo, non solo danneggiare i satelliti in orbita, ma danneggiare i satelliti come fare dei cortocircuiti sia in orbita sia nelle nostre centrali elettriche che stanno sulla Terra. Quindi poterli prevedere significa diciamo, mettere in sicurezza le cose anche sapendolo con poco anticipo. E poi ci sono gli asteroidi, anche loro, sempre loro, che anche se con probabilità molto basse arrivano. Su questo va detta una cosa. Diciamo, non siamo solo quelli che devono proteggere dall'estinzione, cioè non facciamo solo lo scenario catastrofico, faremo la fine dei dinosauri che avviene ogni milioni di anni, questo potremmo anche dire, beh, tutto sommato possiamo anche rischiare. Ci sono anche degli eventi minori, per esempio nel 2013 noi abbiamo testimoniato, si è visto poi in piena era social, è andato su YouTube, un asteroidino di una ventina di metri di diametro che è arrivato sulla città russa di Chelyabinsk, è esploso in cielo, e tanto è arrivato un meteorite di 500 kg, bello grosso, ma ci sono stati 1000 feriti. Questi 1000 feriti non è che sono stati colpiti dai frammenti dell'asteroide, erano persone che hanno visto questa cosa, l'altro bellissima in cielo, sono andati magari alle finestre per vedere cosa stava succedendo, come il lampo e il fulmine, il lampo e il tuono, scusate, c'è una certa distanza, quindi si parla per un minuto, una cosa del genere, tra l'aver visto questo spettacolo nel cielo e l'arrivo dell'onda d'urto, cosa è successo? Gli sono esplose le finestre in faccia, ad esempio. Oppure hanno sentito il rombo di finestre sfondate, magari sono corsi via, sono caduti e si sono fatti male. Quindi l'aver saputo, anche con un giorno di anticipo, che stava per avvenire questo, avrebbe fatto in modo che non sarebbe fatto male a nessuno. Quindi questo è un po' il senso di tutto il lavoro che noi facciamo. Grazie dottore Perozzi, questo si dice che il futuro è già qui, davvero molto affascinante ascoltarvi, di questo vi ringrazio. Vado avanti con Vincenzo Bagnoni, dicevamo, lui mette insieme, o aiuta a mettere insieme tutte queste persone al CERN di Ginevra per quello che riguarda le collaborazioni internazionali. Per quello che riguarda la parte diciamo dell'infinitesimamente, insomma quello che sarà piccolo, infinitamente, insomma quello che sarà piccolo, che cosa ci sarà? Dunque, allora, come diceva giustamente prima Eugenio Coccia, la questione è, noi cerchiamo di scoprire fenomeni che non conosciamo, diciamo, in quanto tali
non possiamo sapere esattamente cosa ci aspetta. Quindi abbiamo ovviamente degli auspici e più propriamente però parliamo di progetti, insomma, quindi che cosa progettiamo di fare. Adesso quello che facciamo oggi al CERN, si fanno tantissime cose, però se dovessi veramente condensare al massimo un paio di cose importanti, una è capire la natura della materia oscura. Adesso la materia oscura, per capirci, ve la racconto in due secondi. Se guardiamo il cosmo, se guardiamo distanze astronomiche, ci rendiamo conto che c'è della materia che vediamo, ovvero ad esempio le stelle che emettono luce, ma anche i gas, diciamo, ionizzati in giro per il cosmo emettono luce. Quindi c'è una parte di materia che possiamo vedere. Poi però c'è anche un'altra materia che non vediamo come onde elettromagnetiche. Come facciamo a sapere che c'è? Perché vediamo degli effetti gravitazionali che questa materia esercita sull'altra, sul resto della materia che invece vediamo. Il problema è che questa materia che non vediamo, che chiamiamo appunto materia oscura, un po' perché non sappiamo di che cosa è composta e un po' perché non emette luce, è molto più abbondante della materia ordinaria che conosciamo. In particolare, diciamo, la materia ordinaria che conosciamo è circa un sesto del contenuto totale di materia dell'universo, quindi ci sono cinque sesti di questa sostanza eterea che non conosciamo. E un obiettivo quindi è quello di cercare di costruirla in laboratorio, cioè nelle grandi macchine acceleratrici come quella del CERN, che è la più grande, il Large Hadron Collider, che è la più grande macchina acceleratrice che l'uomo abbia mai costruito. Noi cerchiamo nelle collisioni delle particelle che sono accelerate da questa macchina di generare della materia oscura sulla Terra e poi studiarla. Okay? Adesso qual è il problema? Che noi non sappiamo quanta energia occorre a generare questa materia oscura, perché non sappiamo quale sia la massa delle particelle che compongono la materia oscura. L'energia dell'Large Hadron Collider potrebbe non bastare. Okay? Noi continueremo a cercare, considerate che l'Large Hadron Collider è un programma che arriverà fino a circa il 2035, quindi nulla di nuovo da costruire fino al 2035 al CERN, però stiamo già pensando agli passi successivi. Sapete, l'Large Hadron Collider è una macchina da 30 km che è in operazione dal 2010 e, come dicevo, arriveremo almeno al 2035, però si sta pensando alla macchina di futura generazione, che sarà una macchina da 100 km, quindi una macchina molto più grande che consentirà di raggiungere energie molto più elevate rispetto a quelle che raggiunge l'LHC. Perché è importante conoscere la particella più piccola? Beh, non è un problema, sapete, la questione dell'importanza è una questione, diciamo, opinabile, però se noi guardiamo l'universo e scopriamo che conosciamo soltanto il 5% del contenuto di materia e energia dell'universo, quindi vediamo in qualche maniera che manca alla nostra conoscenza la stragrande maggioranza di ciò che perde l'universo, ci poniamo un problema, diciamo, che cos'è questa roba, di che cosa si tratta. Adesso è importante saperlo, magari potrà essere molto importante per applicazioni future, è difficile poterlo immaginare oggi, però certamente se c'è qualche cosa di oscuro, di misterioso al di fuori, diciamo, che possiamo vedere in qualche maniera con i nostri occhi, dobbiamo andare a capire di che cosa c'è qualcosa di personale, diciamo, un sogno personale che le piacerebbe vedere realizzato nei prossimi 30 anni? Beh, questo del scoprire un candidato di materia oscura è una cosa molto importante. Io in particolare mi occupo di un settore abbastanza collegato, diciamo, perché c'è un'altra domanda fondamentale che dicevo, volevo sintetizzare in due punti, ne ho detto uno solo, l'altro è il perché l'universo che conosciamo oggi è composto solo di materia e l'antimateria è completamente sparita. Diciamo, l'antimateria noi siamo perfettamente in grado di costruirla molto facilmente in laboratorio, ha delle caratteristiche speculari praticamente identiche a quelle della materia, tuttavia nel nostro universo si è selezionata la materia e l'antimateria invece è scomparsa, non è presente in maniera naturale. Dobbiamo costruire il laboratorio. Qual è il senso di questa esistenza di antimateria, sebbene l'universo non ci sia, e perché non c'è, diciamo, perché non osserviamo ad esempio un universo fatto in parte di materia e in parte di antimateria? Non è così. Quindi il problema è che dobbiamo capire che cosa differenzia il comportamento della materia da quello dell'antimateria, per capire perché a un certo punto l'universo è evoluto in un universo di materia e l'antimateria è completamente sparita. D'accordo? Quindi rispondere a questa domanda qui è un'altra domanda fondamentale, che se vuoi è una domanda fondamentale nel senso che riguarda la nostra stessa esistenza, perché se così non fosse, diciamo, l'universo potrebbe non esistere nella maniera in cui lo conosciamo. Cioè dice, se capiamo l'evoluzione, capiamo anche il futuro. Riguarda anche il futuro, questo nello specifico riguarda la nascita dell'universo, se vuoi, però ovviamente per capire il futuro devi capire anche cosa c'è stato nel passato, per capire perché si è evoluto l'universo nella maniera in cui lo conosciamo devi conoscere pure che cos'era da bambino.
Insomma, qualcuno, applauso mi sembra doveroso, qualcuno direbbe che tutte queste tematiche che per lungo tempo insomma, sono state anche abbracciate dalla religione, certamente hanno un qualcosa di mistico, questo a prescindere dai ritrovati scientifici che avanzano. Avanzo anch'io con Piero Angeletti, andiamo verso la conclusione della parte che riguarda i relatori, lo dicevamo, si occupa di radiofrequenza, l'Agenzia Spaziale Europea, vale anche per lei la domanda di immaginare un po' il futuro nei prossimi 30 anni. Prego. Ma ci sono varie direzioni in cui stiamo lavorando e che sono promettenti. Come vedete, diciamo, nella vita quotidiana, per esempio, c'è tutto un filone di sviluppo sulle reti wireless di quinta generazione. Qual è l'obiettivo di queste reti? Aumentare la quantità di dati che voi potete scaricare istantaneamente, il picco, aumentare il volume, quanto ne potete scaricare al mese, e aumentare anche il numero di dispositivi connessi, il frigorifero, la macchina, il treno, l'aereo, che non si perda nell'oceano. E in vari scenari il satellite è una risorsa preziosa, perché offre una connessione dove altri mezzi non lo permetterebbero. Quindi una direzione è lavorare perché questi sistemi sempre più complessi di comunicazione usino sempre più e meglio anche il satellite. Poi ci sono varie direzioni tecnologiche. Il mio gruppo si occupa di migliorare il futuro prossimo, diciamo, quindi come applicare invenzioni fatte o scoperte scientifiche in applicazioni tecnologiche. Ci vuole anticipare qualcosa che arriverà nei prossimi anni, ne approfittiamo. Stiamo già, si vedono già in giro gingilli creati con stampanti tridimensionali. Lo sforzo attuale dell'industria e della ricerca è di applicarli anche a creare dispositivi, parti complesse che sfruttino questo modo di creazione dall'interno invece di giusta posizione o di composizione di cose esistenti. E sono molto promettenti. Un esempio, che cosa potremmo stampare in 3D? Ma le dico solo che un mio collega, tra l'altro italiano, Tommaso Vidini, ha iniziato a lavorare all'ESA per provare a stampare anche parti di pelle, di corpo umano, che potranno servire per gli astronauti quando dovranno fare questi lunghi viaggi e non avranno la possibilità di andare all'ospedale, dovranno avere tutto a disposizione nella navicella spaziale o nella base dove atterreranno. Quindi questo, diciamo, è il futuro più... Così come là si porta la valigia con i cambi, si porta un altro tipo di cambi, insomma, se necessario. Certo, certo. Vado avanti con Francesca Faeri, un applauso. Chiudiamo con Francesca Faeri, la ringrazio, insomma, in questo caso... donna tra tanti uomini, quindi un doppio grazie, e anche con lei, insomma, l'abbiamo lasciata poco fa a raccontarci di come nasce la sua passione, di questa caccia, potremmo dire, a pianeti extrasolari. Ci aiuti a guardare un po' più in là. Sì, dunque, io ho l'arduo compito forse di chiudere qui questa conversazione, però per me forse è anche abbastanza facile, perché il soggetto di ricerca è anche affascinante per le persone comuni. Insomma, tutti, no, ci siamo chiesti da dove veniamo, ci siamo chiesti se siamo soli in questo universo, e volgendo lo sguardo all'universo, all'infinito, alle stelle che vediamo in qualsiasi bellissima notte stellata, ci poniamo questa domanda. E quindi ho la possibilità di ricercare in uno di questi, che sono gli ambiti forse più che mi permettono di empatizzare di più con qualsiasi comune mortale, insomma, compresa me stessa. Ed è per questo che penso che ci sia questo forte drive, questa forte spinta in questa ricerca. Ora, proprio parlando della futura missione che ci sarà per gli esopianeti dell'ESA, che è Plato,
che partirà nel 2026, di cui appunto sono uno dei tanti, tantissimi migliaia di ricercatori che fanno parte di questo consorzio e tantissimi paesi europei. E Plato proprio osserverà tutte le stelle che sono proprio simili al Sole, sia come massa che come luminosità, e osserverà cercando di trovare una Terra 2.0, cioè un pianeta roccioso piccolo come il nostro, ad una distanza come la Terra dal Sole. E si parlava prima dell'esplorazione del nostro sistema solare, noi si diceva andremo verso Marte, ma perché Marte? Perché la Terra, Marte e Venere occupano una parte particolare del nostro sistema solare, la Terra è proprio al centro di quella che è chiamata la zona abitabile, Marte e Venere stanno proprio nella parte esterna, proprio perché si definisce la zona abitabile quella che permette di avere l'acqua, cioè lo stato liquido sulla superficie del pianeta. Certo che incominciamo da dove sappiamo esistere la vita come nel nostro pianeta, però non è l'unico esempio che conosciamo di vita insomma, che possa svilupparsi, ci sono vita microbica che si sviluppa anche negli acceleratori di particelle, mi raccontava. Il sogno dei sogni qual è? Il sogno dei sogni è essere parte di questa ricerca quando si scoprirà una Terra 2.0, perché si scoprirà che ci sono più pianeti che stelle, diciamo, nell'universo. La nostra galassia ha 400 miliardi di stelle, più o meno, stimata. Ogni stella ha almeno un pianeta, almeno uno, lascio a voi il conto. Io vi ringrazio tantissimo, ci avete fatto sognare. Siamo davvero alle battute finali, alla conclusione di questo evento. Ricordo l'appuntamento di domani alle 17.30 con l'astronauta Umberto Guidoni. Ringrazio tutti voi che siete stati con noi in temi anche spesso complessi, non molto semplici. Ringrazio ovviamente Frida Paolella che ha organizzato l'evento e questo e tanti altri eventi della settimana dello spazio, Alessandro, Lino e tutti gli altri tecnici dell'ASSO del Comune di Osimo, lo stesso sindaco, i vari rappresentanti. Domani l'appuntamento con Guidoni, per il resto trovate tutte le informazioni insomma, per quello che riguarda la settimana dello spazio su internet sono disponibili, la stessa Francesca Faeri fa parte di uno dei panel dei moderatori. Grazie ancora ai relatori, grazie a voi.